Quindi sì, eccoci ragazzi, oggi andrò a lavare la moto con dei prodotti che ho, diciamo, visto all'ECMA. Adesso ve li mostro, di questa ditta GS27, sono francesi questi, li ho comprati e quindi non è sponsorizzato, ma andrò a testarli, andrò a provarli, visto che devo pulire molto bene la moto per l'inverno. Quindi questo, ragazzi, è lo shampoo. Poi questo abbiamo lavaggio senza acqua, quando, diciamo, per lavaggi frequenti, quando si può anche lasciar perdere di utilizzare l'acqua, usiamo questo e, diciamo, è un po' più veloce e diciamo è consigliato per quando c'è la moto non tanto sporca e, diciamo, per una cosa veloce. Poi quello che volevo testare è questo lavaggio cerchi, andrò a testarlo, ma testerò anche lo shampoo e in più questo che dovrebbe essere lucidante e protettivo. E via, andiamo al lavaggio della moto, ragazzi. Quindi andiamo prima di tutto a sciacquare un po', andiamo a sciacquare, a inumidire la moto, ragazzi. Ora vado a utilizzare lo shampoo, c'è scritto agitare prima dall'uso. L'unica cosa è che se non sapete il francese, le istruzioni sono in francese. Però vediamo. Ok, andiamo a sciampare la moto, ragazzi. È scritto di mettere una cosa abbondante. Solitamente, allora, se non la coprite, la parte comunque del cruscotto non andate a lavarla con i prodotti, però dopo vi farò vedere con cosa la pulisco io. Adesso andiamo a passare qua. Con una spugna, ragazzi. Andiamo a pulire bene le parti sporche, bella sciampata, ragazzi. Poi io direi che oggi vado anche col pennellino a pulire le parti un po' più luride e sporche come questa. Magari ci passo ancora lo shampoo. Devo togliere tutto lo sporco che è fermato qua, un po' una parte un po' più ostica. Ecco, non lo passo sulla catena perché poi sulla catena andrò a passare il prodotto per la catena. Ok, ragazzi, dopo la risciacquata vado a pulire i cerchi. Ok, cerchi che solitamente sono la cosa più sporca nella moto con la catena. Ok, quindi andiamo e proviamo questo prodotto. Anche bel profumato. È la prima volta che utilizzo questo prodotto dei cerchi, ma comunque un prodotto per i cerchi, ma l'ho voluto prendere appunto per vedere l'effetto che fa, perché quando li lavo solitamente non vengono mai belli come vorrei, quindi ho cercato di prendere un prodotto apposito e devo dire che vengono davvero belli puliti. Ok, devo passarlo anche sulla ruota davanti. Ecco qua, diciamo che vorrei comprare, per rendermi un po'
il lavoro più facile, un cavalletto da mettere avanti, da poter appunto lasciare libera anche la ruota anteriore. Però per il momento usiamo così. Comunque dai, viene abbastanza pulito. Ovviamente poi il cerchio davanti è sempre un po' più pulito, perché diciamo che dietro c'è, essendoci anche la catena e tutto, resta sempre un po' più sporco rispetto alla ruota anteriore, quindi devo dire che non sono mai venuti così belli puliti i cerchi. Ovviamente io, ragazzi, non ci guadagno niente da farvi vedere questi prodotti, ma li ho comprati anch'io, quindi se volete magari vi lascio anche il link in descrizione, però sono prodotti che compro per usare, quindi che vado a passare la catena. Io ho passato il prodotto, ma adesso andiamo a passarla. Sicuramente è un po' una rottura andare a pulire la catena, però cioè, se volete che la moto duri un po' di più, sono cose che fanno bene alla moto e fanno bene al portafoglio, perché poi la moto appunto vi durerà un po' di più, perché se poi andate a cambiarla alla catena e tutto sono 250 euro come minimo tra pignone e catena. Ok, quindi adesso vado a dargli un'asciugata con un panno in microfibra. Una bella asciugata. È importante comunque tenere pulito la moto, perché non è come la macchina, che comunque voi siete all'interno, voi qua siete all'esterno, e poi è molto più sensibile la moto rispetto appunto alla macchina. Quindi poi la moto pulita fa sempre più bella figura. Ecco, una volta asciugata poi andrò alla lucidatura. Adesso magari non vi faccio vedere tutti i passaggi nel dettaglio, se no esce un video lunghissimo. Solitamente, allora, quando c'è da lavarla bene bene, sulla parte del cruscotto e comunque anche le plastiche, io solitamente vado anche a utilizzare il lucida cruscotti. Ok, però oggi voglio dare, quindi per il cruscotto userò questo, e per tutto il resto, anche le plastiche, userò questo qua. E diciamo, ci vediamo alla fine, dai, per i risultati. Poi un'altra cosa per asciugare delle parti magari un po' più nascoste, vado a utilizzare il compressore, così da levare meglio l'acqua. Ecco, ragazzi, devo dire, il lucidante mi ha proprio sbalordito, mi ha lasciato senza parole, perché si vede proprio che lascia una bella patina protettiva. Cioè, quando poi lo andate ad applicare, non è come quello, ad esempio, WD-40, quello lì al silicone, che è trasparente, non si vede quasi niente quando lo mettete giù. Quello lì, questo qua, adesso magari vi faccio vedere un pezzettino. L'ho già applicato, però vabbè, vi faccio vedere un pezzettino, un piccolo pezzo. Guardate, vedete che lascia proprio una specie di cremina, e devo dire che il risultato, poi una volta ripassato, è davvero eccezionale. Sicuramente questo prodotto qua, che è diciamo pulitore lucidante, perfetto, perfetto. Ok,
ragazzi, direi risultato molto soddisfacente, molto pulita. Adesso vabbè, andrò a ingrassare la catena come al solito. E niente, vi ringrazio di aver visto questo video, ragazzi. Vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale. Devo dire che i prodotti che ho provato di questa marca GS27 sono buoni, soprattutto il lucidante mi ha stupito. Quindi vi lascio il link in descrizione, andate a provarli, a comprarli se volete, come volete. Io appunto non ci guadagno niente, vi do solo il mio parere. Per me sono prodotti davvero molto validi, la moto è venuta bene, soprattutto i cerchi, se i cerchi anche mi hanno soddisfatto come pulizia, di solito non vengono così puliti, quindi bel lavoro anche oggi. Quindi niente ragazzi, vi ricordo di mettere un bel mi piace se vi è piaciuto il video, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e niente, noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!